Nel suo letto disfatto sta orribilmente soffrendo. Da principio il suo dolore è ancora incosciente e gli continua infatti a dormire. Il suo non è che uno smaniare nel sonno, da cui, gemendo, sembra volersi liberare. Si sveglia solo dopo un poco e prende lentamente coscienza che ciò che lo fa soffrire non è un incubo, ma un dolore fisico reale. Allora, faticosamente, si decide ad alzarsi dal letto e ad uscire dalla camera, piano piano, per non svegliare Lucia. Dalla stanza passa quasi a tentoni, lungo il corridoio ancora buio, arriva nel bagno. Qui l'imposta è rimasta aperta e attraverso uno spiraglio della tendina irrompe la luce, abbagliante, già ferma, come fosse mezzogiorno della prima mattina, umile e suprema. Ma quel sole è così meraviglioso che, per caso, dilaga dentro il vano bianco e vile della casa, con la stessa innocenza con cui splende nel cielo o tra le cose della natura, non ha, per i primi istanti, nessuna realtà per il padre. Egli ne è solo sgradevolmente accecato, o sente in esso soltanto qualcosa che sembra fargli crescere, fino alla vertigine, il suo male. Si getta così, coprendosi gli occhi, con la mano, a tentare di liberarsi da questo male, mentre sopra di lui, che non ha più neanche la forza di tenere dritta la testa, il sole continua a folgorare attraverso la piccola finestra del bagno, dalla breve, netta, raggiante fetta di giardino che si intravede per la fessura della tenda. Solo quando si sente appena un po' sollevato, il padre comincia a prendere coscienza del miracolo di quel chiarore, e la sua mano, ancora come staccata dalla sua volontà, si aggrappa incerta all'avanzale, cerca sui vetri, tira la parte della tenda ancora chiusa, su quel qualcosa di consolante, stupefacente, che la luce mai vista di quell'ora. Così appare quasi tutto il giardino, dietro la casa, con il grande prato verde e i gruppi che si intravedono ai margini di allori e betulle, un silenzioso angolo del mondo scovato da quel sole dolce, profondo, non visto e non goduto da nessuno. Allora il padre, non ha mai fatto una cosa simile in tutta la sua vita, si stacca dalla finestra, esce dal bagno, rientra nella sconsolata penombra della casa, la attraversa a tentone ancora dolorante, finché apre la grande porta a vetri del giardino e vi si addentra, camminando sull'erba bagnata, cercando tra le piante egli ha nel volto, colpito dal sole radente, di una rosa che è pura luce, un lieve sorriso strabiliato e quasi teatrale, tanto è l'incanto. Muove i passi come se fosse un estraneo in un luogo mai visto. È la prima volta, infatti, che si accorge di quegli alberi toccati da una luce che è fuori dalle tradizioni della sua esperienza. Essi sembrano infatti animati come degli esseri coscienti, coscienti almeno in quella pace, in quel silenzio, fraterni. Passivi alla luce che li tocca come un miracolo naturale, l'alloro, l'ulivo, la piccola quercia e più in là la betulle, sembrano accontentarsi di uno sguardo per ripagare quell'attenzione con un amore infinito e infinitamente preesistente, e lo dicono, letteralmente lo dicono, attraverso la loro semplice presenza dorata e vivificata dalla luce che si esprime senza parole, non ha solamente, ma solamente con se stessa, presenza che non ha significato e che è pure una rivelazione. Ora non c'è evidentemente proporzione tra i miracoli rivelati e tutte le altre cose che si fanno nella vita. Eppure il padre, forse perché sono un'eccezione già straordinaria per lui, quei pochi minuti passati vagando nel suo giardino a quell'ora, è incapace di continuare a restare all'altezza di quella situazione, di lottare ancora a lungo con quello stupefacente amore del sole. Il freddo lo fa tremare, penosamente, sotto la stoffa leggera del pigiama. I piedi si sono bagnati di guazze, il dolore dentro le viscere torna a farsi sentire, così... Ancora col suo sorriso strabiliato e avaro sulle labbra, egli rientra in casa.